determinate decisioni arbitrali, volevo chiederle un suo commento. So che non parla mai di arbitri, però le chiedo insomma un giudizio sulla prestazione nel complesso di arbitro e VAR, se vuole. Massa e la terna arbitrale, la squadra arbitrale ha fatto una bella partita, una buona partita, e quindi non c'è nessun commento da fare. La cosa che bisogna invece fare è che noi bisogna fare meglio, soprattutto dopo l'1-0 quando abbiamo avuto tre situazioni favorevoli, e essere più cattivi dopo l'1-1 nelle situazioni lì, e poi avere un po' più di serenità, un po' più di tranquillità senza troppa fretta che abbiamo messo in certi momenti della partita. Però è un percorso di crescita, la squadra ha fatto una buona prestazione, il calcio è così, a Monza vince al 95esimo dopo l'1-1, oggi abbiamo tentato, non ci siamo riusciti, però direi che i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, allunghiamo la striscia positiva dei risultati e ora ci prepariamo per Frosinone, che è un'altra trasferta, visto che nelle ultime quattro partite ora nelle ultime tre avremo ancora due trasferte. Buonasera, mister Paolo Grassino, la voce di Genova. Che cosa l'ha fatta arrabbiare di più nel secondo tempo? Insomma, abbiamo visto volare la giacca a un certo punto. Era più un fatto legato ad alcune decisioni arbitrali oppure la frenesia che è apparsa un po' dopo quella reazione che avete avuto dopo l'1-1? A un certo punto la squadra ha perso un po' di continuità anche nell'andare a cercare il gol del 2-1. Grazie. Allora, abbiamo avuto occasione con Federico, con Chiesa, sull'errore del portiere, e lì bisognava, comunque era il momento che dovevi uccidere la partita e non l'abbiamo fatto, però è una questione proprio di crescita della squadra nei momenti in cui devi capire che l'avversario è in difficoltà e va ucciso, e invece in questo momento qui, su queste robe qui, non siamo ancora su queste cose, quindi ci dobbiamo lavorare. Poi tutti i ragazzi si mettono a disposizione, si lavora, crescono, fanno fatica. Dispiace, però il calcio un po' vince tutte le partite, e stasera un punto a Genova comunque è un buon punto. E ora pensiamo a Frosinone, che è un'altra partita difficile, perché vincere partite non è semplice, e ci prepareremo al meglio. Buonasera, mister Marco Guidi, Gazzetta dello Sport. Lei nella vigilia ha parlato di scoglio Genoa, ha parlato dell'ambiente, infatti Marassi molto caldo, eccetera. E la Juve in questo senso ha risposto, secondo me, almeno il mio parere, bene per 85 minuti. Se posso farle forse un appunto, i primi 5 minuti del secondo tempo, il Genoa è entrato molto aggressivo, al di là del gol, non ha visto una Juve solo in quei 5 minuti un po' rilassati, poi si è svegliata forse il gol subito. Ma sì, secondo me c'è stata una palla lì che è rimbalzato, è andato a saltare Kostic di testa, la palla è rimasta lì, poi è schizzata in avanti, c'è stato un buon inserimento, poi è stato molto bravo Ekuban, potevamo mettere una pezza in fase difensiva, ma ci sono anche gli avversari e può capitare. Poi la squadra ha avuto una bella reazione, ha avuto una reazione dove dovevamo essere un attimino un filino più lucidi e più sereni nel poter far gol. Poi sicuramente bisogna migliorare con un po' di tiri da fuori, perché da fuori credo che tiriamo poco e niente, e quindi su questo bisogna assolutamente migliorare. Buonasera mister, Simone Nasso, Oggi Sport. Io le chiedo quanto ha pesato l'assenza di Rabiot, ed è vero che lei non parla di singoli episodi, allora io le chiedo un commento generale su quella che è la scarsa uniformità di giudizio nell'utilizzo del VAR. Grazie. Ma per quanto riguarda, io non commento mai gli arbitri, ma il VAR non è una questione di. È difficile. Come fai a uniformizzare una roba. Uniformare, scusate. Uniformare una roba che è soggettiva? È possibile, ma questo io mi sembra l'ho detto quando ero giovane. Dopo un Atalanta-Juventus, dopo che venne annullato un gol a Mandzukic su una gomitata di Lichtsteiner al Papu Gomez, che mentre correva era. Però ma è normale che ecco perché io ho sempre sostenuto, però non è facile che il VAR deve essere oggettivo. E fino a che è soggettivo, le cose vengono spostate dal campo all'issone. Quindi, ma questo non è assolutamente diciamo, un commento negativo, ma è la realtà delle cose, semplice. E mi ha detto la prima. Rabiot, no, Miretti ha fatto una buona partita. I giocatori quando sono assenti, sono assenti. La squadra ha fatto bene. Dispiace non aver portato via i 3 punti contro un Genova veramente, veramente forte, soprattutto in casa, ma lo sapevamo.
Grazie Adriano Stampa. Volevo chiederti su questi episodi, ma l'impatto nello spogliatoio, perché non so se poi i tuoi giocatori avete visto il fallo di mano di Bani, la mancata espulsione di Malinowski, quindi volevo chiederti più che altro il clima nello spogliatoio dopo una partita così. Grazie. Non dobbiamo avere assolutamente gli alibi sugli episodi, perché ripeto, quando sono soggettivi non sta a noi commentarli, ci sono gli arbitri, c'è chi è responsabile che deciderà e valuterà quello che è stato fatto, non in questa ma in tutte le partite come fanno sempre. Noi invece bisogna lavorare su quelle cose che abbiamo più che sbagliato, che possiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio, come nell'efficacia degli ultimi passaggi, nella serenità quando siamo vicini all'area, e su questo stiamo lavorando, la squadra sta crescendo e quindi sono molto contento. Il clima siamo dispiaciuti, arrabbiati, perché comunque è una partita giocata a un buon livello. Giulia Borletto, Radio Bianconera. Io le chiedo un commento sulla prestazione di Cambiaso, era attesissimo in questa partita, visto che è cresciuto praticamente qui a Genova. Come sta crescendo e se è contento comunque di quello che sta vedendo in campo? Stasera ha fatto una bella partita, come ha fatto la settimana scorsa. Sta crescendo, soprattutto è molto più sereno nel giocare con la maglia della Juventus, che non era facile. Stasera per lui è stata ancora più difficile perché giocava contro il Genova. Buonasera mister, Tommaso Ottero, Spazio J. Volevo chiederle un commento sui movimenti senza palla di Vlahovic e Chiesa davanti. Hanno fatto dei buoni movimenti, Vlahovic ha fatto anche una buona partita, e ha lottato, non era facile perché comunque erano sempre un 2 contro 1. Chiesa ha fatto delle buone cose, però sono tutte situazioni dove dobbiamo migliorare. Invece chiedo ancora una cosa su Rabiot, cosa filtra nello spogliatoio? Non filtra assolutamente niente, aveva un problema al piede che è stato risolto, ma ci aveva preso una botta sul costato e quindi aveva grande dolore, senza frattura delle costole, ma comunque con un gran dolore, che ha fatto allenamento, ma già ieri stava male e era difficile che giocasse oggi, infatti non ha giocato. Max, ma si può dire che è un progresso? L'altra volta, dopo una vittoria con la grande, la Lazio in casa, la Juve perde a Sassuolo 4 a qualcosa, ora invece non perde. Progresso? No, è un progresso, ma soprattutto la squadra sta crescendo, stiamo meglio fisicamente, stiamo anche nella gestione della palla, bisogna ancora migliorare, però stiamo facendo meglio. E poi vincere tutte le partite non è facile, però non bisogna dare continuità ai risultati, che è molto importante. Ora bisogna mettere da parte questa partita, soprattutto vedere dov'è che dobbiamo fare meglio, ma è anche una questione di aumentare l'attenzione e la cattiveria nell'andare a far male l'avversario, l'ho detto prima, e bisogna rimanere sereni a lavorare, perché comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare nei primi 4 posti. Intanto sarà un altro punto, andiamo a 37 e ora sabato abbiamo Frosinone, che comunque è una partita molto difficile. Grazie a tutti. Buonanotte. Ops.